posso dirti una cosa, però onestà intellettuale. L'interrogativo che io mi pongo adesso non è la responsabilità personale della singola persona, ma il mondo del carcere è un mondo rivendicato in cui la politica ha sbagliato, continua a sbagliare, le responsabilità dell'attuale sistema. Il carcere di Poggio Reale è uno dei peggiori carceri italiani, ma è l'emblema del fallimento del sistema carcerario italiano, che è dovuto essenzialmente alla politica. Io sono ancora oggi stupito del fatto che sia stata potuta fare una nomina del genere a una persona con quei precedenti. Tutti possiamo cambiare e imparare dagli errori, ma è evidente che se c'hai un passato legato alla camorra, al narcotraffico e tra l'altro un odio, perché Ioia ha sempre odiato la polizia penitenziaria, non puoi fare il garante dei detenuti.